tanta gente per un bel evento, un personaggio d'eccezione, Mickey Biesion. Sì, l'inizio della serata promette bene. Ci abbiamo provato, ci ho creduto, nel momento in cui ho contattato l'ufficio stampa di Biesion, ho detto qua non mi filano, perché ho mandato una o due mail. Poi alla terza l'interesse. E alla fine siamo riusciti a portarlo a casa, un progetto che ho iniziato a settembre dello scorso anno e che è diventato poi realtà intorno alla fine del 2018. Una volta imbastito il discorso con la moglie, poi è diventato molto più semplice collaborare. Ecco. Per l'occasione qua in mostra anche tante belle Lancia Delta. Sì, la storia dei rally, la storia del motorismo italiano, è quello che mi hanno dato una mano i ragazzi del Delta One, del team Fast Driver di Francesco Diaco e soprattutto la collaborazione migliore dei miei ragazzi di ACM Test, con i quali in settimana diamo una mano a chi deve testare delle auto sulle nostre strade. Ringrazio praticamente tutti, perché se faccio i nomi ne dimenticherei qualcuno, quindi va bene così, ringrazio tutti quelli che sono stati disponibili, gli sponsor, chi ha messo a disposizione le auto e soprattutto il comune. Mickey Biesion, per la prima volta un campione italiano in canavese a Prascorsano. Prima volta da ospite, ma con le corse c'ero passato soprattutto negli anni 80, fine anni 80, ed è sicuramente un piacere tornare, ma poi è bellissimo essere qui perché vedere ancora tanta passione, tanti appassionati di rally, anche se non ci sono stati molti italiani dopo di me nel mondiale, ma vedere che c'è ancora questo amore per questa disciplina per me è molto importante, perché vuol dire che ho seminato bene sia come pilota che come amicizia in giro per il mondo. Com'è cambiata questa disciplina negli anni? Ma lo sport dell'automobile si è evoluto, diciamo che sono stati fatti dei passi enormi in avanti per quanto riguarda la sicurezza. Le vetture forse erano più entusiasmanti da guidare una volta e oggi le macchine vanno fortissimo e anche i piloti come allora vanno fortissimo. Le gare sono molto più corte, forse hanno un po' meno, diciamo, non dico carisma, meno fascino rispetto agli anni 80, però è cambiato il mondo dell'automobilismo. L'unica cosa che mi auguro è che non facciano mai rally con le auto elettriche, tutto qui. La storia vissuta raccolta in un libro. Ma i libri ne ho fatti alcuni sulla guida, alcuni sulla mia carriera, e mancava un libro che parlasse dei rally, ma non in quanto a risultati, ma il fascino di questa disciplina. Mancava un libro che parlasse delle gare di notte, che parlasse degli spettatori, che parlasse delle assistenze, della gestione delle squadre, dei pneumatici. E quindi l'anno scorso ho deciso con un giornalista, con Ravaglia, di fare questa raccolta di pensieri su cosa sono i rally, su cosa sono stati queste competizioni, ma non dal punto di vista di cronometro, ma dal punto di vista emotivo, e penso sia un libro fotografico molto interessante che non ha età, quindi anche fra 20 anni sarà ancora valido. Bravi ragazzi.